Io so che è una biologa molto scientifica, però volevo chiederle, secondo lei è possibile per gli uomini farsi amare dagli animali e come? Dipende da cosa si intende per amore, dipende soprattutto da cosa si intende per animali, ci sono specie sociali. Ci sono alcuni pappagalli, per esempio, che sono specie altamente sociali. Quando allevati da una persona, identificano il loro proprietario come il proprio partner e lo amano con la stessa intensità con cui amerebbero il loro partner pappagallo. Sono soprattutto i cacatò, ma anche molti altri pappagalli come questo. Quindi, in questo senso sì. Ma se invece la domanda è relativa, ci può essere amicizia tra gli esseri umani e gli animali, di nuovo dipende di quale specie stiamo parlando. Le specie più sociali tendono a cercare accettare di più l'amicizia e la compagnia delle persone, le specie meno sociali chiaramente no. E le specie domestiche tendono ad accettare di più la presenza dell'uomo, quindi ad accettare la compagnia e l'amicizia delle persone, le specie selvatiche molto meno. Un gatto domestico accetterà facilmente l'amicizia di un essere umano, aspetterà il ritorno dell'essere umano. Un gatto selvatico mai. Quindi dipende. La risposta è dipende. Okay. Lei ha studiato diversi animali più strani anche in giro per il mondo e vorremmo sapere se c'è stato un incontro o con un animale specifico o con una specie a cui si è affezionata in modo particolare e con cui ha instaurato un rapporto di amicizia o di amore. Questa è una bella domanda, nel senso che il mio soggetto di studio preferito al momento sono le specie alloctone invasive. E soprattutto gli scoiattoli grigi americani che sono anche qui in Piemonte. E io stimo e ammiro profondamente questi animali, sebbene siano nel posto sbagliato e quindi stanno causando tanti danni. Quindi il mio con loro è un rapporto di odio e amore, nel senso che quando ho fatto le catture li ho sempre trattati con rispetto. Loro non hanno mai approvato la mia interferenza con loro, giustamente perché sono animali selvatici. E resta il fatto che io penso che loro siano animali incredibili che purtroppo si trovano nel posto sbagliato. Quindi rimane un rapporto fra l'odio e l'amore con loro. E quello è colpa loro, non è assolutamente colpa loro, però non è neanche colpa degli scoiattoli rossi. Muoiono, spariscono, si estinguono dove ci sono gli scoiattoli americani. Quindi per quello è un rapporto ambivalente. Come specie loro fanno delle cose incredibili, resistono a tutto, resistono ai veleni. Ci sono alcuni scoiattoli di terra americani che non muoiono neanche se morsi da un serpente a sonagli. Fanno delle cose incredibili gli scoiattoli. Però messi nel posto sbagliato, proprio questa loro grande resistenza, questa loro grande capacità di adattarsi, poi li rende pericolosi per altre specie. Quindi io li ammiro, ma al tempo stesso non li vorrei qui. Un'ultima domanda, nel sesso tra animali, quanto c'è di istinto, di natura, di biologia e quanto di amore? Amore inteso come possiamo intenderlo? Una relazione tra esseri umani. Anche qui dipende dagli animali, ci sono animali che fanno coppia per tutta la vita e lì puoi effettivamente vedere che questi animali si cercano, si puliscono a vicenda, lì puoi vedere che c'è davvero dell'affetto e dell'attrazione reciproca nella coppia. Non tutti gli animali fanno coppia, ci sono animali che sono promiscui, si parlava dei pinguini stamattina. Pinguini che sono in coppia sono affezionati fra di loro, cioè la coppia è abbastanza affiatata. Pinguini che non sono in coppia invece no, ma tendenzialmente animali di vita promiscua raramente avranno degli atteggiamenti affettuosi. Di solito quello che succede è che si incontrano e dopo scambi di convenevoli per non uccidersi a vicenda e dopo
dopo aver scambiato tutto quello che c'era da scambiare, ognuno se ne va per la propria strada, lì non vedi affetto, dipende tantissimo. Bene, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Posso rimanere?